Let's go, eroi! Io e Soldi al 76 siamo già pronti per nerdare ad Overwatch e vi invito tutti oggi pomeriggio e stasera alla super mega ultra streaming, che non sarò da solo, sarò in compagnia anche di personaggi speciali di cui non voglio dirvi, per nerdare ad Overwatch. Oggi è la release, ragazzi, ieri ero hypatissimo e non vedo l'ora di giocarci. Quindi fatemi sbrigare a finire questa intro, vi lascio poi a questo gameplay assurdo in cui nella mia prima partita che ho fatto su Black Ops 2, perché mi sono un sonno riscaldato, ho messo le armi, ho messo i perk, eccetera, eccetera. Tac, nuclear, ma vi lascio scoprire a voi il video. Saluta soldato. Ciao, ciao. Nel dominio, va. Ma come faccio a leggere i messaggi su PS4 se sono su 360? Prendiamoci. Allora, Giangileo, non è vero che non mi piace più Black Ops 3. Black Ops 3 non ho più quel feeling che ho sugli altri Call of Duty. Perché gli altri Call of Duty, fino a Black Ops 2, li ho giocati fino alla morte. Proprio stavo impazzitissimo per quei Call of Duty, mi piacevano tantissimo. Ci giocavo anche tantissimo. Il problema è che da quando hanno cominciato a fare tutte queste cose con le microtransazioni, aggiungere armi che puoi prendere solamente se paghi, perché Siamo passati in veramente vantaggio. così ci sono rimasto veramente male, pure perché Quasi in sinceramente i arrivo. punti a me non me Abbiamo li regala Charlie. nessuno, i God Points, non ho questa possibilità Abbiamo e perso sinceramente Charlie. non mi va di spenderci centinaia di euro per magari poi non trovare niente, anzi penso che mi roderebbe pure Prendiamo parecchio il Charlie. culo una cosa del genere. Infatti devo dire che COD poi mi ha abbastanza stufato perché il gameplay con sti super salti, queste cose così strane, mi dà veramente fastidio perché non lo sento Call of Duty, anche se Black Ops 3 è molto più piacevole di Advanced Warfare. E non mi dà lo stesso feeling degli altri COD, pure perché anzi sinceramente io lo vedo come un gioco che ci gioco, che ne so, Siamo bravi. 3-4 mesi, poi basta, aspetto i Ruoli DLC in magari attesa di per ordini. rigiocarci, perché sennò mi annoia veramente. Ci schiacciano, conquistate quelle Sorry, posizioni. jump. UAV nemico sopra di noi. UAV nemico? UAV di What disturbo the... alleato in arrivo. Bello, bello proprio ragazzi questo COD. Questo COD è veramente bello e divertente. Ovviamente, ragazzi, cioè, è ovvio che le persone hanno pure magari gusti differenti dai miei, eh? C'è chi gli piace tanto il nuovo Black Ops 3 e a chi non gli piace tanto come piace come me, cioè, ma sono cose normali, ragazzi, sono gusti, è una cosa, a mio parere, normalissima. Io sono più per un'altra tipologia di giochi. Pinsatto orbitale Come? pronto. Sono morto io dal muro! Ma sono morto io dal muro! UAV alleato Dai, in non ci arrivo. credo, ho preso il visat e sono morto dietro al muro. Migrazione dell'host. Che culo, HG40 e Garand, però. Poi non lo so, voi cosa ne pensate. Aia. Infatti, raga, io non sto criticando a chi è piaciuto un gioco e a chi non gli è piaciuto, fermi tutti. Io sto solo dicendo che sono miei gusti personali. Io preferisco giocare più tempo a un gioco come Overwatch, basato tutto sulla competizione. Quindi pure le partite pubbliche che faccio sono competitive, che mi piace un sacco come cosa, a mio parere. Cioè, a me piace veramente tanto il fatto che qualsiasi partita io stia facendo è competitiva. Ah, durava pochissimo però il... Prendiamo B. UAV pronto. A secco. UAV alleato in arrivo. UAV di disturbo pronto. UAV di disturbo in arrivo. Hanno buttato tutti? Perdiamo Charlie. Prendiamo A. Vi schiacciano, Preso. conquistate quelle posizioni. Cioè, Ricarico l'arma.
Nel pacchetto di vittoria è durato la Marshall. Che culo, fratello. Alfa è nostro. Bravo. Poi ragazzi, questo code vedete com'è molto più semplice. Bisogna sapersi muovere per la mappa. Cioè non è come, non c'è diciamo quella componente randomica che invece c'è su Black Ops 3, che è quella del salto. Cioè se una persona mi esce qua mi può uscire solo da un punto, non mi può uscire volando, saltando, in scivolata e in altri mille modi. Quindi questo mi dà un'idea pure molto, cioè mi piace, il gioco è molto più piacevole a mio parere. Cioè, poi questo è un mio gusto personale, ragazzi. È ovvio che ci sono persone a cui piace tantissimo. Grazie, mi hai salvato la vita, frate. È ovvio, cioè, ma mi pare anche una cosa normale che la gente possa regustarsi da me. A me questo gioco ci giocherei ancora un altro anno, se per me, ma come a COD 4, specialmente a Black Ops 1 ci giocherei in realtà, non lo so perché mi piace tantissimo. E pure perché, non lo so, lo vedo molto più statico, non lo vedo più come la gente che vola, fa cose strane, poi gli specialisti che tutti possono ottenere, non sono come le scorstrick, proprio tutti le possono ottenere. E mi dà fastidio questa cosa, perché tutti sono in grado di ottenerle, capito? Conquistate l'obiettivo. Cioè, per quale motivo tutti devono avere la possibilità di ottenere un oggetto, cioè un qualcosa che ti fa cambiare la partita? Perché? Non ha senso secondo me, scusatemi, ma la mia idea di COD non è questa. Prendiamo B. Coordinate colpo fulminante ricevuto. Madonna. Oddio, via. Decisione confermata. UAV di disturbo in arrivo. Prendiamo Bravo. UAV in arrivo. Ma quello mi conquista. Fissato orbitale pronto. Mamma mia, ragazzi, il Fall God è tornato. Il Fall God, ragazzi, il Fall fottutissimo God. Orbitale online. UAV pronto. Nemico certo. UAV di disturbo in attesa di ordini. UAV di disturbo alleato in arrivo. Perdiamo Bravo. Colpo fulminante alleato in arrivo. Vai ragazzi, nucleare! E vai! Easy! Giochiamo nucleari così, a bomba? A bomba, oh, a bomba, anzi, lag, attenzione! Ragazzi, già nucleare? Siamo così, inarrestabili? Siamo così forti, entriamo in una lobby! Tac, e se fanno i nuclear! Che cazzo fa? Dammi l'arma! RCXD alleato in arrivo! UAV in arrivo. Dai, andiamo ragazzi. Super nucleare così, UAV proprio easy peasy. UAV in attesa di ordine. Merda. UAV di disturbo in Bella. Attesa di ordini. Aiuto lag. UAV di disturbo alleato in arrivo. Via. UAV in arrivo. Ragazzi, la cosa bella è che questo nuclear l'ho fatto mentre chiacchieravo con voi, così a caso, proprio totalmente. Divertentissimo. Vedete ragazzi com'è la differenza tra giocare a un vecchio Call of Duty, dove è più basato sulla testa, sul capire cosa vuole fare un avversario, che perché qui non puoi volare, non c'è l'elemento del random o della sorpresa. Qua è tutto basato sull'intelligenza e capire cosa vuole fare un giocatore. Oddio, vai, pure con l'headshot. Mi ricordo ancora come si usa il cecchino. Allora, non sono così scarso. Nemico a terra. Oh. Mezzo Vito in arrivo. È andato. UAV pronto.
Non so, non sono riuscito a ricaricare. Io ragazzi spero che vi state divertendo in questa streaming. Vi ricordo che io le streaming di solito le faccio su Twitch, non su YouTube. Ora le sto facendo qua perché ovviamente Twitch mi sta dando dei problemi con fare gli streaming a 60 frame. Io vi voglio sempre portare un qualcosa di qualità e di alto livello, sia di gameplay sia di a livello video comunque. Ah, sbagliatissimo. Ah, comunque, bisogna dire che questo COD era uno dei più bei COD che hanno mai fatto. Cioè, non si può dire in Ci cazzo. siamo portati È avanti. fatto veramente bene. Guarda, dovrei avere due nemici davanti, più o meno. Uno, Nemico l'ha tornato terminato qua a bravo. sinistra. Eccolo. Oddio, ma non mi sparava. What? What? Che arma è? Oh, UAV l'SMR. in attesa di ordini. Perdiamo A. Oddio, non l'ho Avanziamo visto. benissimo, dateci dentro. Le armi poi qua erano tutte bilanciate. UAV in Cioè, ora sto usando arrivo. il fall che era fortissimo perché bisognava saperlo usare Confermiamo, il bravo. fall. Cioè, se tu incontravi uno che il fall l'aveva masterato, cioè aveva imparato ad usarlo come se fosse una delle altre armi forti. Abbiamo Ragazzi, ma vi perso faceva il culo bravo. in una maniera incredibile uno con il. Uno che utilizzava il fall bene. Ricarico. Prendiamo bravo. Dai, che non la voglio perdere sta partita. Bella. UAV sotto Abbiamo pure controllo. vinto la partita, ci siamo portati a UAV casa pronto. un buon punteggetto, un 64-5 per iniziare la streaming su Black Ops 2 di ignoranza. Tac! E l'abbiamo fatto il nuclear pure, così siete tutti felici. Black Ops 2, ragazzi, era Black Ops 2, è un giocone, io lo amo questo gioco e è per questo che non mi riesco a far piacere i nuovi Call Operazione of Duty come completata. Ghost, Bel lavoro, Advanced squadra. Warfare. E Black Ops 3, per quanto siano comunque bei Call of Duty, abbiano innovato la saga. Io amo il Call of Duty vecchio stile, gli old school, e voglio che tornino così, perché si vede la differenza tra un giocatore degli old school e questo. Pure perché forse sono io stesso che non mi voglio abituare a giocare ovviamente Call of Duty in quel modo e all'effetto randomico che ci sta con questa cosa della verticalità che hanno aggiunto. Comunque spero vi sia piaciuto questo video. Let's go, bitches.